Buongiorno a tutti, io vi parlo dallo Street Art and Music Festival di Busto, è la quarta edizione, io sono Cesare Bonfiglio della Nuova Busto Musica, tra gli organizzatori di questa bella festa insieme a Melt Communication, Ceriani Auto, il nostro sponsor, e il Comune di Busto che ci permette di effettuare questa bella manifestazione. Qui siamo davanti ai Beatles, un tributo ai Beatles in una delle quattro postazioni in cui si fa musica. Adesso andremo e vi faremo conoscere gli altri gruppi di questa mattina. Grazie mille. Ancora Street Art and Music Festival di Busto Arsizio, quarta edizione. Qua ci troviamo nella seconda postazione di via San Gregorio con un originalissimo duo basso e voce. Loro sono i My Favorite Co, che fanno musica originale e qualche cover riadattata e riarrangiata da loro. My Favorite Co. Ecco la terza postazione musicale, loro sono dei grandi amici, sono i Flannies, fanno musica pop, quindi vedete musica per tutti i gusti, tutti i generi allo Street Art and Music Festival di Busto, loro sono i Flannies, grazie. Siamo alla quarta postazione musicale, una postazione tutta jazz, un duo di amici, Johnny and Dave, chitarra e sax, quindi anche jazz allo Street Art and Music Festival, questa quarta edizione. Vi rimandiamo a domenica 20 per la seconda giornata, mattino e pomeriggio. Grazie mille e a più tardi. Ciao, ciao a tutti, penso che questo tipo di manifestazioni siano molto importanti in quanto ravvivano l'atmosfera bustocca che spesso è un po' spenta, parliamoci chiaro. E poi a me piace tanto la musica, perciò sono cose semplici ma occasioni per divertirsi, per fare qualcosa di diverso e passare il tempo in maniera diversa e ravvivare l'atmosfera di Busto. Grazie a Cesare Bonfiglio. Bello che a Busto organizzino certi eventi, Deula. Io sono un chitarrista all time jazz, suonerò pomeriggio e sono grato a chi organizza questi eventi e che siano benedetti. Grazie. Allora, ciao, io sono Valeria e questa mattina avevo deciso di prendermi una pausa, di camminare un po' per le vie del centro, dare un occhio a libri, negozi, un po' di novità, e mi sono imbattuta in questa bellissima iniziativa che è Street Art Music Festival. C'è la possibilità di ascoltare negli angoli più suggestivi della città musica di qualità, concedendosi un momento di pausa, un momento di ascolto e rendendo il centro di Busto un qualcosa di più interessante, più vivo, con un'atmosfera un po' magica.